rapida di tutte le vite umane superflue con effetto immediato. Allora, se ho avviato la registrazione ora mentre ti sto stava parlando per un motivo, che lui teoricamente è morto. Quindi com'è che ci parla esattamente? Oh, vista la vita, che noi non sapremo mai. Dovrei essere il nostro prossimo, per così dire, agente si riprenderà fra 5 giorni. Cioè, scusate, fra 9 giorni. Dove i quali molto probabilmente affronteremo una missione. Io spero onestamente di no. Ma vedremo. E abbiamo alzato l'armatura. Diamola subito. Tra l'altro, non mi ricordo in realtà minimamente che effetti hanno le armature. Anche perché non le ho mai messe perché esteticamente mi fanno abbastanza. Con la mobilità dell'Archon, questa armatura dovrebbe fornire una libertà di movimento illimitata durante i combattimenti. Attenzione solo a dove atterrate. Non è il massimo, ma comunque se andiamo a vedere un pochettino le situazioni. Ovvero, balzo, sale sui boldi, sugli strutture invece di scattare. Ok, i pulsori dell'armatura e questo permette a un soldato di lanciarsi istantaneamente in una nuova posizione, ok. Di classe media con due slot in inventario, ok. C'è uno slot da un soldato di balzare. Sì, però ragazzi noi teniamo, tanto se non sbaglio ragazzi è immodificabile. Giusto? Sì, posso solo mettere il motivo dell'armatura o il colore. Possiamo metterla come il mio Warframe. Nera e verde. Sì, il gusto per estetica abbigliamento è discutibile. Tutto fatto è quanto mancano 7 giorni. Una quantità di tempo anzi penso che è eterna. Le ricerche continuano a dare ottimi risultati. E abbiamo ragazzi un nuovo berserker. Che poi sbaglio a dire che abbiamo un nuovo berserker, ma ok. Andiamo qui. Progetti. Questa. Tutta rage. Sì, ok, questa. Potete andare giù a berserker. Questi sono bei, si possono essere. Le farò sapere appena abbiamo finito. Ah, abbiamo finito. Cos'è che abbiamo finito, scusa? I nuclei. Ah, sono nuclearium per questi. Questo si potrebbe essere un problema per l'ultima cosa, però ok. Sì. Interessa relativamente a poco. Quando intendo relativamente a poco intendo di che non mi interessa per niente. No, guarda un po', due punti. La ribellione avanza inarrestabile. Bene, 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 un po' di fornimenti. Potenziamento armi, bottino sortito. Andiamo a fare un po' di bottino sortito, così siamo fortunati, magari troviamo qualcosa di utile. Poi c'è un'altra probabilità che un soldato rimanga ferito. Ma chi se ne... Ordinerò ai miei di partire immediatamente. Bene, non so se era alta probabilità. So che era una probabilità. Finiamo la sia tutta range, vediamo subito che... E possiamo creare altre armi sperimentali. Yeah! Tanto domanda etica e morale, quanti giorni mancano per la tua ripresa? 4. Che andiamo a vedere. Clicchiamo sempre su di lei, dai. Ci piace, ragazzi, lei sarà la nostra cavia. Ed ecco che si è armatura berserker. Abbiamo solo una di queste cose, quindi fate attenzione. Solo perché sembrate dei berserker non vuol dire che dobbiate partire alla carica come loro. Bene, bene, vediamo anche qui. Cosa che ha come dotazione. Allora, vediamo un pochettino. Attacco nemico, entro portata di movimento con un devastante assalto in mischia. È automatico? Una domanda. Tutela un'armatura pesante che fornisce mobilità aggiuntiva e permette di dare un'arma. Ah, ok. Tutela permette di indossare i
modificare i nemici, infliggere 20 danni in mischia. Ok. Questa armatura ha una probabilità di mandare nel panico i uno dei berserker incontrati in combattimento. Carino, quindi molto carino. Peccato che sia tipo color carne, ma anche qui, ok. Che colore è entrato? Così cambiamo. Però smetti, ma lo faccio ora nero per ovvi motivi. Tipo il fatto che si vincola sopra la carne e non è lo stile che mi fa saltare. Fa essere troppo felice, diciamo. Sì, ricorda comunque sì, è sempre le cose di carne, ma ok. Penso un motivo, però non lo vedo. Sì. Per un momento divertito con questa, studiamo la nostra alba, allora. Alba rossa, ti chiamavano così. Ta 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 ta. Ecco, lei è già più cattiva, Dice di base. E l'ultimo nemico che ci manca. Non ho più paura di dire chi diavolo sia. Sono onesto con voi. Comandante, abbiamo ricevuto la posizione di un UFO atterrato nella regione. È vulnerabile. Se facciamo in fretta, possiamo recuperare rifornimenti ed equipaggiamento. Sì, sono fortunati, ragazzi, riusciamo a recuperare un nucleo dell'Helium. Finalmente, ragazzi, incontriamo il nostro primo UFO abbattuto. Allora, tu via. E anche tu via. Ci inviamo il nostro... la nostra tizia qui, poi chi ci invia la nostra alba. Poi prendiamo il guerriero. Poi pigliamo lo SPAC 2. Cioè, ve lo dire, pio SPAC 3. Non è vero, ve lo dire al 4. Allora, vediamo poi chi abbiamo. C'è chi non ce l'abbiamo. Tu ce l'abbiamo. Non abbiamo opzioni qua. Bene, possiamo partire. Così siamo a posto, siamo cattivissimi. Chi? Sky Ranger, partito. Ci siamo, è in perfette condizioni. Bene. L'importante, ragazzi, quello che è questo. Quanto è lento. Dopo che abbiamo qua il bello missione. La resistenza locale sta attaccando gli alieni e a quanto pare è riuscita a disattivare un UFO atterrato. Ci muoviamo per conquistare la posizione. Eliminate le forze nemiche e prendete tutto quello che potete da quella nave. Esattamente, la domanda è: come diavolo hanno fatto a battere un UFO? No, perché non credo che sia umanamente possibile senza antiaerea a battere un UFO. E anche lì ci vedo un po' di difficoltà, ma ok. Senza neanche di caccia, tra l'altro. I caccia non ce l'abbiamo neanche noi, Siamo il top del top, da resistenza. 5 coordinate dell'UFO ottenute. Conquistate l'area, neutralizzate tutti i nemici. Meno rumore possibile. Sì, è proprio sopra di noi. Vabbè, se non ci hanno visto arrivare mentre eravamo sopra di noi, un po' se lo meritano. Nuovo secondo gli ordini. Come credo più quanti nemici erano? 11? Ah, forse avrei dovuto contarli. Ho più credo di farci caso, ma ok. Allora sì. Ordine ricevuto, mi muovo. Perché non c'è ancora il contatore? Lo farò scompare dopo. Quindi ragazzi, queste missioni qua sono a tempo. Mi muovo. Ho parto per un economico per comprare il suo metodo con contatore. Ricevuto.
Valentina Mario. Nome e cognome. Vado verso l'obiettivo. Ah, è proprio atterrato malamente l'UFO, bene. Sono in allerta. Affermativo. Sto di guardia. Io come già ho l'impressione che incontreremo un amichetto bello grosso. Ma non lo so, ragazzi, è un'impressione così. Un'ispirazione, anzi, forse meglio dire così, dai. Vediamo un po'. A quanto pare qua non c'è. Però come impressione molto presto lo incontrerò. Credi di potermi sfuggire? Non è a chi pensavo che fosse, però ok. Agli ordini. E sembra qualcuno di grosso cattivo, no? Bene. È distante. Che ora è vicino. D'accordo. Sto di guardia. E ci dovremmo essere tutti. Allora, io so che lì ce n'è uno. Fammi qua giù. Non ci vorrà molto. E qui mettiamoci un po' in attesa di... Ah. Ordini confermati, mi muovo. È uscito, ho sbagliato, la persona sbagliata. Mi muovo. Mi tengo pronto. Non mi sfugge niente. Ordini confermati. Mi muovo. Eseguo. Eseguo. E andiamo qui, apriamo. Qui c'è una finestra. Ah. Che simile bug del gioco. Agli ordini, non comandante. Puoi fuggire. E ne contiamo altri tre. Dove sono la struttura? O solo visto in ciò che ho fatto caso. La mia vita è per la causa. Che adesso, se finché non vengono qua a trovarci, siamo a posto noi. Ricevuto. Mi muovo sull'obiettivo. Monto la guardia. Guardia. Seguo gli ordini. Situazione sotto controllo. Se lo credi tu. Affermativo, mi muovo. Monto la guardia. Roger, occhi aperti. E qui c'è già qualcun altro. Ben detto ciò, apriti sesamo. Bersaglio marcato. Il terminale per dopo lo bloccherai, sta quello laggiù. Qui fai un bel kinder sorpresa te. Io ci penso che sia stata mia delle mie idee. Non può cambiare del resto, eh. E adesso se lo passano da qui. Non si sfugge alla mia vista. Ci vedono. Appunto. Mi sto muovendo. Troppo. Troppo. Proiezione danni limitata. Per un danno, eh. Vai.
Sopravviverà. Facciamo fortuna che il tuo compito non fosse quello di ucciderlo, ma ok. Bene. Cosa siete lì vicini? Se io poi faccio questo, cosa succede? Dal vuoto non si torna. Cosa succede? Lo so benissimo. Ah, yeah. Niente buono secondo il danno. Non so perché ho sbagliato a sparargli ora. E per fortuna no. Morte agli invasori. Era ora. Comunque anche se siamo in guardia così. Non dico che lo uccidi, però dovresti fargli male, via che si rigira. Siamo troppo forti per loro. Invece sta fuggendo. Mena sono 5, abbiamo rilevato un segnale dall'UFO, sembra un messaggio di soccorso. Entrate nella nave e bloccate il segnale prima che ci piombi addosso tutta la loro flotta. Vado dove mi viene ordinato. E avanza anche tu qua. Eseguo gli ordini. Il generatore della nave dovrebbe essere una nuova versione di quello a Elerium che alimenta l'Avenger. Sto di guardia. Se lo dici tu? Monto la guardia. Vedo tutto. Eseguo. Scansione in cerca di bersagli. Sono stufo di aspettare. D'accordo. Così che se appena arrivano si pigliano una panacca di botta. Peccato che tre di loro li prenderanno bene. No, scusate, due di loro li prenderanno bene. Sai bene. Allora, il macchietto continua a fuggire, è ok. Vado verso l'obiettivo. E qui è Acra. Provo a premere dei pulsanti. Abbiamo distrutto il segnale alieno. I cieli sembrano tranquilli. Perché distrutto sbagliato come affermazione, ok. Affermativo. Affermativo. Sempre in guardia. Minaccia aliena. Headshot. La corazza ha resistito. Non potresti sparare. Anche tu non è che sei messo di stare quanto meglio, eh. Allora, lui lo riesco a far fuggire. Forse. Cioè, allora, tizio è sicuro. Lui non tanto. Prima tu vuoi il minimo overdrive. Domani, se ti dico di spargere il fuoco, non fai chissà che cosa. Un minimo eliminazione dei problemi. Numero 1. Via. Bersaglio distrutto. Numero 2. Complicato. Diagnostica di tiro richiesta.
Allora, tu, il fatto che ci sia lì quello mi preoccupa e non poco. Però posso farti fuggire Movimento così. pratico. E in teoria non dovresti Vado comunque subito. sia subire eventuali danni dal suo arrivo. Posso far esplodere i reattori all'Helium e io vorrei evitare. Vammi qui. Vado subito. Divento un'ombra. Che la caccia abbia inizio. Mi piacerebbe dare un'occhiata al loro computer di bordo. Il nostro ha bisogno di un po' di aggiornamenti. Senti, installi la prossima versione di Windows dopo. Alien Vista. E abbiamo eliminato un problema. Arriva la seconda fase, è il primo problema. O Avete visto? la seconda, Dio si voglia, dai. Allora, vedi un pochettino. Dimmi lo Sono shotti. nella tua testa. Ok, questo è bene. L'ho preso in pieno. Prendo il controllo. Vediamo se letteralmente o metaforicamente. Fammi che lo disattivo un po'. Così per un paio di turni non sarà un problema. Tutto fatto. E potremmo divertirci a giocare con quello che è realmente un problema. Pronto ad attaccare a vista. Lui. Aspetta, non riesce a vederlo, vero? Perché ha fatto questo? Come hai fatto Nessuna a colpa. non vedere un tizio che nel negozio esattamente? Sono eticamente confuso sul da farsi di questo tizio. Insomma, ragazzi, nulla che una mina non possa risolvere. Ho due. Vedo la posizione delle truppe Bene. Advent. I pesci piccoli conviene già riuscire ad eliminarli se ce la facciamo. Cosa che mi spaventa di più sono però i Acqua pesci quasi grandi. pronta. Ah, tu riesci a beccare lui 100%, bene, e gli muovo lo scudo. Che non è bene, ma ok, Un peso mortale. visto che ho paura che mi esplode. In realtà è abbastanza vicino, vedo. Da quel che vedo sei vicino, amore mio, sei troppo vicino. Dimmi che come fuoco amico, perché fuoco amico? 2 minchia ti metto esattamente. Allora tu puoi potenzialmente riuscire a fare molti danni addosso a lui. Quindi voglio fare. Volete ancora? E lì è ok. È Le possibile, è un munizioni errore di rimaste sono calcolo. limitate. Perché fuoco amico? Io vorrei capire questo. Dio se non c'è nessuno. Ah, c'è ancora lui, c'è lì. Allora, se io faccio un bel dominio, su chi posso farlo? Su di lui. E onestamente è una cosa bella che è sprecata. Di qui non ci arriva per diciamo pure poco. Però posso farlo esplodere lui.
Almeno togliamo la brutta capostica che ho usato ovviamente. E io te due cazzo li metto. Qua giù per una speranza che... Perché fuoco amico? Cos'è fuoco amico? Il terminale. Il terminale è stato già disattivato. Allora sì, io per sicurezza, ma... Sapete com'è? Un salvataggio, sì, perché mi sta dando questo fuoco amico inesistente. Lo voglio rifare. Nessun danno interno. E cioè mi riporta la domanda esattamente di chi è che io abbia fatto fuoco amico. Andiamo. Forse non ti vuoi metterti qua, vero? Come diavolo è possibile fare tanto così schifo? Ora però luce comunque strisce. Shit. Sono nel mirino nemico. Interferenza. Il problema di base è che lui ha sparato qualcuno. Che qualcuno l'ha beccato lui. Ecco chi è stato. Ora sì, oggi stanno facendo tanti schifo, eh. Ma lui qualcuno è stato... qualcuno l'ha colpito lui. Sono nel senso che voglio sapere chi cazzo è stato. Ah, si è ripresa. Immune. Sono di poco confuso su quello che sta succedendo ora, ma ok. Per quel diavolo motivo non vuole morire. Allora, tu ti devi spostare, vammi qui. Procedo verso il bersaglio. Che ho 3 turni, male. Puoi sparare a lui. Se toglie sarebbe utile un'utile cosa. Troppi bersagli prioritari. Tu puoi sparare a lui. O se no, al tizio lì. In alternativa puoi far esplodere questo. Io con sicurezza un'altra granata te la lancio. Attenzione. Gioco, che è successo? Prima non è esploso. Ok. Questo rende ovviamente tutto quanto molto più semplice. Ma non è che il danno che prima diceva che pigliava lui in realtà, cioè il fuoco amico in realtà era il suo danno? No, perché quello che vedo può essere, cioè in realtà porta la domanda di come sia possibile, visto che lui non c'entrava niente. E diamoci una mossa. Ma ok, devo ricaricare. E rimani solo tu. Munizioni esaurite. Ok, vado. Cazzo.
Quindi se non fosse per il gioco si fosse buggato, forse sei riuscito anche a eliminare lui. Lui no, però. Fingiamo che sia così, vai. Dai. Ok, tu avanzi e fai affiancamento. Ok, fai affiancamento, però tu non fallisci. Tu mi preoccupi. Se becchi il robot, però ancora meglio. Mancato bene. E in teoria... che fallisce. Ah no, va nel panico. Che bello. Andiamo a puntare tanta rabbia repressa. Ok, gioco, vorrei tanto capire perché mi ha fatto questa cosa, ma ok. Sono stufa di aspettare. Tu hai anche fuoco in corsa, non lo devo ricordare. Ok. Sono troppo per voi. Ricarico. Passatemi delle munizioni! Arrivo. Ok. Negativo, arma scarica. Leroy Jenkins. Dimmi che c'è un bellissimo nucleo dell'Helium. Mena sono 5, è stato confermato. Non lo sapremo mai. Beh ragazzi, in teoria questo che è stato tutto bene è la nostra, direi, penultima missione, ma non è così, visto che ce ne mancano in teoria ancora a completare, oltre al tizio a uccidere, altre due. Gli atti incoscienti di un gruppo di ribelli non riusciranno a cancellare i risultati di 20 anni di pace e prosperità. Abbiate fede nella visione degli anziani e anche questa crisi verrà superata. Sì, tutto quello che vuoi, amico mio, tutto quello che vuoi. Perché lui vuole tutto quanto. Tutto quello che vuoi. È tutto grande e magnifico tu vuoi. Tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Bene, tra l'altro sì, un po' se qualcuno ha preso qualcosa di bello. Oltre al danno si incorpia ancora perché non ha ricevuto l'esplosione che non si è ancora fatta, non un altro successo perché... oltre ogni aspettativa. Ma ok. Continua a impressionarmi, comandante. Cotonou qui l'Helium, bene, bene. Ce l'abbiamo finalmente. E abbiamo anche un bel corazzo di risorse. Quindi ragazzi, io in realtà credo che vi saluterò e ci vediamo al prossimo episodio di XCOM 2. Ciao a tutti!